Conducono e Ingrid Muccitelli. Dei fantasmi di Portopalo con Beppe Farello, che al momento ancora non è deceduto, perché lui nelle fiction deve morire sempre alla seconda puntata. C'è, è vivo e lotta insieme. Parliamo di quelli tradizionali, cioè di quelli che vengono proposti da banche finanziarie. I costi restano alti. Perché? I costi restano alti, ma restano comunque... 25%, adesso siamo andati all'8-7%, e quindi di tutto questo bisogna tenere conto. Ahimè, la crisi ha dato un duro colpo alla nostra economia. Paolo, come si diceva prima, il credito al consumo si sta consolidando come un affare non solo per le banche, ma anche per le piattaforme online di prestiti tra privati. Ci può spiegare di che cosa si tratta esattamente? Che possono decidere di finanziare in toto o anche... in parte la mia richiesta. Benvenuto! Grazie. Prego, accomodiamoci pure, Gianfranco. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, raccontaci tutto, perché tutto vogliamo sapere. Allora, tu ti sei trasferito, perché tu ti sei trasferito da Agrigento a Roma all'età praticamente di 12 anni. Sono tutti i posti che ognuno ha nel proprio cassetto dei ricordi che riguarda la propria città. C'era la piazza dove, che ne so, facevamo la prima passeggiatina in bicicletta. Da adolescente. Ma intanto c'erano sempre questi sono ricordi legati al fatto che, per esempio, amico Mario Pardi, Pardo che è amico e parente. Poi al 19 marzo, alla faccia vostra. Teatro Pirandello, a cui sono legato, che è il teatro della mia città, che ho avuto l'onore, il teatro veramente bello. Se è cadavere subito, insomma, pare che abbia scoperto qualcosa. Cambia, insomma, c'è un'eredità. Non svegliamo il segreto, ma il pubblico fino a questo momento ci ha detto di sì. E questa settimana di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, Rai 1, che è tornata. Controsenso? Beh, no, è necessario, perché se ci pensiamo... La tendenza è quella di sentire da secoli che l'avere figli ci si arricchisce. In realtà ci sono momenti storici diversi. Una volta effettivamente... Pronto soccorso linguistico con il professor Francesco Sabatini. Buongiorno professore, buona domenica. Eccoci qua pronti, liberatevi tutti va bene. E incertezze con il significato delle parole. Io le offro un gradito omaggio, chi lo sa è gradito a me farlo, mi ascolta. O cerco di usare quello a metterci però un'aggiunta, quel libro che hai tu in mano, eccetera. Oppure esiste non solo nel toscano da tempo e nel toscano di oggi, ma perfino in molti dialetti, una terza forma, che è appunto codesta. Professore, gliele disfai le valigie? Però ha indicato anche la causa. Andai nella sua stanza e disfai. È una questione delicata. Anche l'italiano deriva dal latino. Le forme delle lingue parlate derivate dal latino derivano dall'accusativo e non dal nominativo. Ottimo. Dunque, il bello è che questa espressione esisteva già in latino. La cita Orazio in un'epistola, dice: si continua a discutere dell'ana caprina, eccetera. Tanto mi riesce. Ma pubblicale Robinson a riprendere i termini della disputa sulla situazione molto grave dell'uso dell'italiano. Si dice dei giovani, ma in realtà linguistiche moderne, scientifiche applicate all'italiano. Questo leggete. Un'emozione ti cambia anche il nome. La storia? Beh, è una storia particolare perché... E ancora le tre vite di Arturo Ferraro che vai... Io... dovrebbe esserci anche Tiberio in realtà, sì, per i saluti finali, però non so che cosa voglia fare. No, è no, al no, telefono in questo momento. Vabbè, succede, non so con sì, chi stia conversando. Però adesso lo diciamo, è Gianvito. Facciamo come? È Gianvito. Ah no, per carità, Gianvito. Allora. Sì, Morandi. Sì. Morandi. Dobbiamo ricordare. Sulle teche. Un'emozione ti cambia anche il nome.